8 anni, letargica, è in nutrizione enterale continua. Allora prepariamoci. Bambina, letargico. È letargico, ok. Giovanni valuta per favore le vie aeree, wow. Flavia collega il monitoraggio. Allora le vie aeree sono pervie? Sì. Mantenibili pervie? Sì. Ok, respiro. Sto ascoltando. Frequenza aumentata, ma non ci sono segni di stress. Ok, Elisa, segni di circolo, polsi centrali e periferici, tempo di refill. Tempo di refill è rapido. Ok. Ok, Elisa, per favore prepariamo un accesso, prepariamo un accesso venoso. Ok, reperisco un accesso venoso. Ok, ragazzi, posiziona l'ossigeno 10 litri minuto, perfetto. Accesso venoso reperito. Ok, ragazzi, sospendiamo momentaneamente la nutrizione enterale. Ok. A 39,2 di temperatura. È febbrile. Ok. Parametri? È tachicardico, saturazione 95. La pressione la stiamo rilevando. Nel frattempo faccio un prelievo. Ok, eseguiamo un emogas, una glicemia, un emocromo e un'indagine biochimica clinica. La temperatura è un'emocoltura, ok. Allora, via aerea perve saturazione 94 con ossigeno, la frequenza respiratoria è sempre 55, il murmure è solo aspro, non sento altri rumori. Ok. Ok, ragazzi, valutiamo anche, somministriamo il paracetamolo, è febbrile. Gli esami 20 mg per chilo. Va bene, gli esami sono stati mandati al laboratorio. 20 kg, 400 mg di paracetamolo in vena. Valutiamo l'accesso venoso centrale purulento. Ok, è ipoteso? Sì, 60 su 30. Ok, ragazzi, prepariamoci a somministrare anche un bolo di soluzione fisiologica a 20 ml per chilo. Paracetamolo somministrato, preparo la soluzione fisiologica. Ok, in 20 minuti, ok. Probabilmente ci troviamo davanti a un quadro di shock di tipo distributivo, probabilmente natura settica, il bambino è febbrile, la sepsi, il focolaio a partenza dal sito di infusione, le vie aeree le stiamo sostenendo. Sì, la saturazione. Ok, si mantiene il circolo. La polso centrale è presente ma debole, polso periferico anche debole, il refill. Sempre uguale. Ok, abbiamo qualcuno con cui parlare? Sì. Ok, la mamma. Allora, cos'è successo, signora? Da quanto tempo? Tutto il da oggi? Ok, il bambino soffre di qualcosa in particolare? Ah, la leucemia. Ok, sta assumendo qualche farmaco? Ok, è allergico a qualcosa? No. Ok, quando ha mangiato l'ultima volta? No, niente. È digiuno, quindi fa soltanto una nutrizione enterale? Sì. Ok. Parenteratura. Possiamo pensare a una terapia antibiotica. Ok, somministriamo, grazie ragazzi, buona idea. Un ceftriaxone in vena, 100 mg per chilo. Lo preparo. Ok. Sì. Quanto tempo è passato? 20 minuti? Passiamo al secondo bolo. 20 minuti sono passati. Sì. Ok, possiamo somministrare un secondo bolo di soluzione fisiologica, okay. 20 ml per chilo, lo ripetiamo sempre in 20 minuti, quindi 400 ml. Ho somministrato la terapia antibiotica, preparo il secondo bolo di soluzione fisiologica. Ok. Comunico che la frequenza respiratoria comincia a scendere a 40, però la saturazione è buona. Ok, ragazzi, valutiamo bene se c'è qualche altro segno. È arrivato l'emogas, la glicemia? No, ok, non abbiamo alcuna valutazione. Ok, possiamo richiedere, ragazzi, un RX del torace. Flavia, per favore, richiediamo una radiografia del torace. Potrebbe avere... ok, possiamo valutare meglio il torace in questo modo. Eh sì, rimuoviamo il catetere venoso centrale. Ok, che può essere focolaio infettivo e quindi in questo modo cerchiamo di allontanare la causa di infezione. L'antibiotico è stato somministrato, sì, rivalutiamo un attimo, le vie aeree continuano ad essere pervie e mantenibili, la saturazione va bene. Le estremità come sono? Fredde, calde? Sono calde, però ci sono... Ci sono dei segni? Ok, allora ci siamo davanti a uno shock settico, probabilmente abbiamo un'altra cella coagulazione, il bambino potrebbe essere in CID. Ok, sì, ok, prepariamo una soluzione di adrenalina. Ok. Ok, il bambino
quanto pesa. Ok.